Una grande folla ha raggiunto la chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Matierno per incontrare Antonia Salzano, la mamma del venerabile Carlo Acutis. Non io ma Dio, diceva Carlo. Essere sempre uniti a Gesù, ecco il mio programma di vita. E questo riassume bene la spiritualità di Carlo, che viveva quotidianamente la Santa Messa, un pochino di adorazione eucaristica o prima o dopo la Messa, la recita del Rosario che diceva che era l'incontro più galante della sua giornata. E diciamo che poi però questo non gli impediva di svolgere quelle che sono le attività che fanno tutti i giovani, i suoi coetanei, la scuola, gli amici, il pallone, i videogiochi, ecco. Però diciamo che Carlo metteva proprio al centro. Tutto verteva intorno all'incontro con Gesù Eucaristia. Diceva che l'Eucaristia è la sua autostrada per il cielo, e che da sempre siamo attesi in cielo, che siamo attesi che l'infinito è la nostra patria. E lui diceva: l'Eucaristia appunto è la mia autostrada, ossia attraverso l'Eucaristia Carlo si è veramente santificato, purificato e ha cercato, come diceva lui, tutti nasciamo originali, ma molti muoiono fotocopie, ha cercato di fare quello sforzo per non essere una fotocopia, ma veramente per essere quell'originale che è previsto per ognuno di noi, basta pensare alle impronte digitali, quell'essere unico e irripetibile che il Signore ha voluto sin dall'eternità, quella chiamata alla santità che però è una chiamata per tutti i giovani di tutti i tempi. Voi state girando tanti posti in Italia e nel mondo perché l'esempio di Carlo è un esempio forte che soprattutto in questi tempi per i ragazzi offre un'alternativa vera. E è uno sforzo, ma ne vale la pena. Si sente vivere Carlo in queste iniziative, nell'amore e nell'affetto che riesce a conquistare in tanti ragazzi che non l'hanno conosciuto di persona, ma gli vogliono bene. Sì, Carlo poi è stato citato da Papa Francesco nella Christus Vivit, soprattutto è stato posto come esempio anche per l'utilizzo che faceva dei mezzi di comunicazione, perché noi sappiamo che oggigiorno i giovani sono molto, diciamo, presi da questi mezzi, che però possono diventare dei tiranni. E quindi Carlo ha mostrato come bisogna essere sempre padroni di questi mezzi e non schiavi. Lui per esempio ha utilizzato questi mezzi per fare le attività di volontariato con i padri gesuiti, perché lui studiava con i padri gesuiti, per fare i siti delle parrocchie, per aiutare i compagni che dovevano fare gli esami. Soprattutto ha utilizzato per fare delle mostre, tra cui quella dei miracoli eucaristici, che è stata ospitata in 5 continenti, continua a girare, dico solo un numero, solo negli Stati Uniti è andato in 10.000 parrocchie. Una mostra fatta proprio per far capire il valore e l'importanza dell'Eucaristia, ossia che nell'Eucaristia veramente c'è Dio vivo e vero, c'è quell'incontro. E Carlo, siccome ha fatto anche il catechista, si rendeva conto che tanta gente non capiva questo, perché le chiese a volte si vedono semivuote. E allora lui fece questa mostra perché voleva che tutti capissero il dono infinito che Dio ci fa, donandosi a noi ogni giorno, ogni minuto secondo dove si celebra una messa, nel sacramento, nel Santissimo Sacramento. E quindi diciamo che con internet ha fatto tanto bene e continua a farlo, abbiamo avuto tante conversioni. Se lei pensa che siamo riusciti ad arrivare anche in paesi del Medio Oriente, come Abu Dhabi, come l'Egitto, come Marocco, siamo andati in Africa, in India, in Indonesia, in Corea, in Vietnam, in Cina, in Giappone, ecco, attraverso un computerino tutto sommato scadente, di pessima qualità, è riuscito ad arrivare in tutto il mondo. Ecco, questo è veramente un segno di come veramente questi mezzi possono diventare degli strumenti per fare il bene, per annunciare il Vangelo. E Carlo ha fatto questo, e quindi ed è per questo che anche il Papa l'ha voluto citare.